Oggi volevo cercare di fare un pochino il punto sulla potatura, cioè potatura drastica che nel bonsai a volte siamo obbligati a fare e abbiamo una determinata reazione, e invece la potatura di fino che è quello che noi chiamiamo in giapponese mochikomi, la cura lenta nel tempo e mirata per dare una miglioria alla pianta e per dare una sensazione di maturità. Io ve lo spiego da terza media, non ho gran titoli di studio, ok? Allora vediamo se da quello che ho capito io con le mie parole provo a spiegarle a voi. Allora, non hanno sistema nervoso centrale le piante, nel senso non hanno cervello, anche se secondo me sono più evolute perché campano senza far niente, sono più longeve di me, nel bosco si beccano il bello, si beccano il sole, insomma, vediamo un attimino da quello che ho capito come funzionano. Allora, così buttata lì, da quello che mi hanno spiegato e col mio QI ridotto sono riuscito a capire, l'albero non ha un sistema nervoso centrale, quindi quello che per noi è il cervello, ecco, per voi, per me, vabbè, è un po' più piccolo, così, no? Ecco, quello che per noi è il cervello che ci fa pensare, l'albero, che nonostante non abbia un cervello, ma forse veramente è superiore a noi, perché senza far niente riesce a campare tanti tanti anni, cosa fa? Lo fa attraverso degli stimoli dati dalla chimica, chimica data dagli ormoni. Ok, ormoni che sono quanti? 16, 18, non so, 12 se non erro, suddivisi in 5 categorie. 5 categorie, chiamiamoli con nomi buffi che noi terza media possiamo capire con dei nomi di fantasia, tipo auxine, gibberelline, citochinine, e poi ancora, magari, che ne so, anche una cosa acido abscissico, acido abscissico, è talmente lungo che è. Oppure, che ne so, un gas, metti, un idrocarburo, un etilene, etilene, mamma, li ho messi di tutti i tipi. Metti, questi qua sono nomi chiaramente di fantasia. Che ne so, già che stiamo lavorando in fantasia, facciamo che i primi tre abbiano un potere, siano, che promuovono la crescita, no? E quindi, diciamo, regolano questi germogli in fase di crescita, o comunque i germogli producono appunto germogli. Questi due, vabbè, facciamoli un po' più cattivi, che magari inibiscono, cattivi a modo loro, perché la pianta ha bisogno di riposare, non facendo niente, sembra, però l'inverno deve perdere foglie e deve riposare anche lei perché ama il letargo. Allora, così abbiamo, da questi 12 ormoni abbiamo diviso in 5 categorie, promotori, promotrici ed inibenti, ok, e vediamo queste cosa fanno, promotrici ed inibenti, sempre buttata lì, tutto di fantasia, così, capito, da me, buttato lì. Accendiamo, mettiamo che tra i bravi, quelli che fanno crescere, ci siano, com'è che si chiamavano le prime, quelle un po' più prepotenti di tutte, le auxine, che fanno crescere, e sotto le citochinine, citochinine. Allora, il discorso qual è? Che il ramo, metti che è fatto così, no? Qua c'ha i rami. Le auxine furbe si prendono il lavoro che gli dà più, visibilità, cioè fanno crescere le punte, le auxine vanno tutte qua, no? Fanno crescere le punte e si prendono tutti i meriti. Le citochinine zitte, stanno qua, stanno lì a aspettare, vabbè, non osano, sai, come il primo prepotente della fila che sta davanti e gli altri dietro zitti. Cosa succede però? Se noi tagliamo tutte le punte dell'albero,
no? Tutte le punte del nostro ramo, cosa succede? Le auxine vanno via, tirano via tutte le auxine, zio Bono. E non essendoci più l'auxine, olè, citochinine fanno festa, pum, ci partono rami. Ragazzi, ma centinaia, a volte migliaia di rami. Ok, ma questo è un bene, diciamo che la pianta è vigorosa perché ha fatto tanti rami, e insomma, forse noi gli abbiamo tolto quelle auxine lì che comunque un pochino regolavano, erano un pochino i poliziotti. Allora, olè, via le auxine, citochinine, gran casino, no? Ecco, via il gatto e i topi ballano. Questo, bene o male, è quello che ho capito io, ok? Ok, passiamo oltre e andiamo a vedere come agire su un ramo, quindi. Allora, dicevamo, facciamo due esempi. Ad esempio, capitozzatura verso una buona potatura. Qua abbiamo due rami non ancora potati, virtuali, sono disegnati su una lavagna e tra l'altro disegnati in modo molto brutto. Perché li ho disegnati brutti? Perché non sono capace di disegnare bene. Ma anche se disegnati brutti, però possono mostrarci il concetto che mi piacerebbe così andare a scoprire un po' insieme. Noi terza media siamo curiosi, per cui mi chiedevo la differenza, perché a volte sbattersi per fare un mochikomi continuo, mirato, meticoloso rispetto a una capitozzatura. La capitozzatura nel bonsai tante volte è necessaria, obbligatoria, per forza di cose, per accorciare le dimensioni, però poi ci dà dei problemi. Vediamo un pochino quali possono essere questi problemi. Allora, capitozzatura, se io ad esempio vado a tagliare di netto, magari qua, cosa succede? Vediamo come reagisce la pianta. Allora, prima cosa, nel bonsai avremo creato degli inestetismi che però, essendo piccoli diametri, possiamo nel tempo cercare di curarli, medicarli, stronchesarli, ecco, in qualche modo arrotondare questi tagli che sono dovuti appunto da un intervento su un diametro piuttosto grosso. Ricordiamoci che se non curato il diametro, la ferita sul taglio grosso, se non curato e se non si rimargina, crea dei varchi per i patogeni. Patogeni che possono essere di tipo anche fungino, quindi andare ad aggredire il legno, almeno così mi hanno detto. Cosa fa la pianta? Non avendo un sistema nervoso centrale, per qualcosa che mi hanno detto a livello di chimico che abbiamo accennato prima, cosa fa? Prende, poverina, e di reazione emette tanti, tanti germoglietti. Qua, così, no? Ma tanti, tanti, tanti. E cosa succede nel bonsai? Da subito dobbiamo porre rimedio, perché questi tanti germoglietti fa sì che la nostra pianta assomigli a uno scopettone. Scopettone che nel tempo farà diventare controconiche le zone dove vengono a nascere questi nuovi assi vegetativi, ed in più creerà una vegetazione molto uniforme, cioè un grosso diametro, poi subito si passa al piccolo, alla quantità smisurata di rametti piccoli, e allora cosa dobbiamo fare? Tagliarli, no? Quantomeno selezionarli, ad esempio di questi, ne dovremo tenere due, no, uno di qua e uno di qua, uno di qua e uno di qua, uno di qua e uno di qua, no? E andremo pian piano a fare una selezione. Poi l'anno successivo andremo a potare qua e ancora andremo a fare uno di qua e uno di qua, no? Andiamo a potare ancora uno di qua e uno di qua. Attenzione che abbiamo una reazione così violenta è che la pianta farà tanti cacci. Quindi dovremo intervenire subito con una selezione, altrimenti ci diventa brutta. Noi il bonsai lavoriamo su un concetto estetico, quindi rischiamo di far diventare la pianta molto brutta e soprattutto difficilmente gestibile, perché ci troveremo con un diametro molto grosso, un restringimento, poi difficile da dare un senso di naturalezza. In più ricordiamoci che per la pianta questo è un enorme sforzo, perché noi la priviamo di tutta la sua vegetazione, no? Per poi consentire di mettere una vegetazione nuova. Vediamo invece col mochikomi.
Mochikomi inteso come intervento fatto nel tempo, poco alla volta. Allora, noi andremo a potare non più violentemente come prima, ma ad esempio, anziché tagliare tutto, taglieremo questa zona, questa zona, questa zona, questa zona, questa zona, questa zona, questa zona. Allora, cosa succederà? Avremo un ramo sicuramente più ampio, non sempre abbinabile al nostro bonsai, quindi magari dovremo fare più step, oppure accontentarci di una pianta con una chioma più ampia, che a mio avviso è la soluzione migliore sotto l'aspetto anche fisiologico dell'albero. Ok, andiamo a eliminare queste zone e cosa faremo? Riusciremo pian piano, le eliminiamo così, ad avere un ramo da subito molto più dettagliato, perché con potature più piccine e lasciando comunque una quantità superiore di vegetazione, cosa succede? La reazione viene mitigata, no? Quindi la nostra pianta farà dei rametti, tanti rametti, ma più sottili e meno vigorosi, perché la pianta non ha bisogno di reagire in modo violento oppure comunque spinto da una disinibizione dovuta a uno scambio ormonale. Cosa succederà? Allora, sostanzialmente noi avremo un ramo magari con un diametro superiore, un po' più ampio, però nel giro degli anni potremo fare dei cambi di diametro mirati. La nostra pianta starà meglio perché comunque non subisce degli sbalzi repentini nel proprio ciclo biologico e avremo un ramo più bello esteticamente da subito. Perché? Perché io questo lavoro, dopo la potatura, lo posso ottenere in un anno. Io questo lavoro di ricostruzione, a parte che ogni anno mi metterà alla prova, perché dovrò contrastare la forza, la vigoria, la crescita, andare ad eliminare questi getti che si creeranno in modo violento, spropositato, e quindi avrò un risultato in 5 o 6 anni, avendo mandato a pallino il ciclo biologico della pianta, che farà una fatica poi a restabilizzarlo, e avendo compromesso l'estetica dell'albero. Questo qua è il concetto visto in parole semplici da un terza media. Questo è più o meno quello che ho capito io. Potrebbero esserci degli errori, anzi sicuramente ce ne saranno, perché io non sono né agronomo né dottore forestale, e non è la mia professione. Sono molto appassionato e quello che so lo do come spunto ai miei allievi affinché essi possano approfondire. Con le nozioni che do io, questi possono approfondire. Di solito è quasi tutto giusto, perché tendo a documentarmi molto, a leggere libri di agronomia, di, che ne so, scienze forestali e quant'altro. Però qualche errore ci può essere. Prendetela così come spunto, andate, approfondite, poi tornate qua e magari ne parliamo. Prima però, like e condividete. Nota, ecco, non è che abbia proprio la terza media, ma allo stesso tempo non è che sia una cima, quindi...